tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Fano ho celebrato all'aperto il funerale di Elisa Mascarucci, la 25enne morta di infarto al termine di una serata di lavoro. Tanti gli amici che l'hanno salutata con le lacrime agli occhi. A Sant'Ippolito l'ultimo saluto al pluricampione di atletica Peppe Ottaviani, morto a 104 anni. Nel necrologio ci incontriamo per un saluto e per ringraziare Dio. Riaprire il centro Margherita è l'appello dei familiari di persone malate di Alzheimer che oggi hanno protestato davanti al centro rimasto chiuso per l'emergenza Covid. A Metauriglia la protesta dei teli rossi, i residenti chiedono interventi per rendere più sicura la statale Adriatica, teatro di numerosi incidenti anche mortali. Nel quartiere Flaminio a Fano si rompe una tubatura dell'acquedotto, il danno è stato riparato, la strada però è ancora chiusa, il punto con i vertici ASE. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Apriamo con la cronaca e con il funerale di Elisa Mascarucci, la giovane di 25 anni, morta di infarto qualche giorno fa dopo una serata in un locale. Oggi la comunità si è stretta attorno alla famiglia, il funerale è stato celebrato all'aperto nel quartiere Vallato. Ore di dolore per l'intera città di Fano che si stringe intorno alla famiglia Mascarucci. Il cortile della chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato era gremita per dare l'ultimo saluto ad Elisa, la giovane ragazza di 24 anni scomparsa nei giorni scorsi. Lacrime sui volti dei tanti amici, parenti e conoscenti durante la funzione religiosa. Anche chi non la conosceva si è fermato a riflettere sulla morte della giovane animatrice fanese, molto attiva nel mondo dell'azione cattolica e dell'intervento. Intrattenimento per famiglie. Una ragazza ricordata per il suo carattere diretto e determinato e per la voglia di amarsi ed amare il prossimo, così come è stato citato dalle parole scritte su un cartello affisso. La parola amore, che da sempre ha contraddistinto Elisa, è stata ripetuta più volte anche da coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla e ripetuta anche da Don Stiver Carboni durante la funzione lanciando un appello ai giovani presenti. Sì, perché da Elisa forse abbiamo tutti imparato che è l'intensità che rende vivi, o per dirla con la logica pasquale di Gesù, è dando la vita ogni giorno che si sconfigge la morte. La parrocchia del Vallato e i suoi amici l'hanno ricordata in particolare attraverso una frase che ha riecheggiato in aria. Non avrei mai creduto di farcela salire le montagne e invece ce l'ho fatta. Una frase che ora i giovani della diocesi usano per ringraziarla e per esprimere tutto l'affetto. Aiutaci a diventare testimoni della sua vita, così che tutto l'amore che da lei abbiamo ricevuto, attraverso i nostri sguardi e le nostre gesta, diventi forza viva e consolazione per la sua famiglia. È un esempio di fede per tutti i ragazzi che passeranno per Casa Giovani e per questa comunità. Preghiamo. Poi il momento toccante dei familiari di Elisa, che hanno espresso le ultime parole per salutare il feretro. Oh, ricordate per quello tutto che ha dato, perché io non sapevo quanto aveva dato. Mi dispiace tanto che dai social e tutti, come ha fatto tutte queste cose. Sono riuscito a vederle tutte, ahimè, mea culpa. Grazie, veramente grazie. Mi piace pensare a questo momento come un grande palcoscenico in cui tutti noi stiamo recitando una parte del suo spettacolo. Perché se non l'avessi capito, Elisa, oggi sei tu la protagonista, ok? E in questo spettacolo spero solo di essere all'altezza di recitare il mio ruolo. Ok, vado. Ciao, sfigata.
Innanzitutto, se questa è una tragicommedia in cui poi alla fine ricompari dal nulla per burlarti di tutti noi, ti prego di farla finita subito, innanzitutto. Come fratello avevamo un'intesa speciale. La nostra ironia era unica e mi piace pensare che un po' delle passioni che avevi te le abbia trasmesse io. Ti hai fatto davvero un grande scherzo. E come fratello maggiore, mi sento spezzato, smarrito, terribilmente solo, Elisa. Mia dolce, stupenda, grandiosa Eli, sei stata una figlia tanto, tanto desiderata, ma anche tanto, tanto amata. La tua personalità e il tuo carattere erano unici e spesso mi sono chiesta da chi avessi ereditato la tua esuberanza, la tua positività e la tua costante allegria. Di sicuro da babbo, da me no. Mai e poi mai avremmo immaginato che ci avresti lasciati così, di colpo, senza nemmeno il tempo di salutarti un'ultima volta. Il dolore che stiamo provando, babbo, Jacopo e io, non riesco a spiegarlo a parole. Non esistono proprio di parole che rendono l'idea di quello che sentiamo. Grazie ancora a tutti per la presenza e la vicinanza alla nostra famiglia. Grazie per non averci lasciati soli ad affrontare tutto questo e per aver dimostrato il vostro affetto sincero per Elisa. Eli, babbo, Jacopo e mamma ti amano tanto e sarai sempre con noi. Grazie a tutti, grazie. E adesso invece andiamo a Sant'Ippolito, dove oggi pomeriggio è stato celebrato il funerale di Giuseppe Ottaviani, l'uomo dei record, l'abbiamo definito così, morto l'altro giorno a 104 anni. Le immagini che vi stiamo facendo vedere si riferiscono alla cerimonia che si è tenuta oggi pomeriggio. Tanti messaggi di cordoglio, la Regione Marche perde uno dei suoi campioni, ha commentato il presidente Luca Ceriscioli. Nel corso della sua carriera ha vinto molto, ma la medaglia più bella è legata alla grande passione che ha trasmesso a tutti noi, insieme ad un grande insegnamento di positività e longevità. Cordoglio anche da parte del presidente della provincia pesarese Giuseppe Paolini, che ha detto: Ottaviani ci ha dato una grande lezione di vita, dimostrando come non ci sia un'età giusta per dedicarsi a qualcosa che piace e che fa stare bene, è un esempio anche per le giovani generazioni. A ricordarlo sono stati anche Fabio Sturani, delegato regionale per lo sport, e Fabio Luna, presidente del CONI Marche. Nel 2016 Giuseppe Ottaviani era stato ospite al Festival di Sanremo, mentre tre anni dopo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito il titolo di commendatore all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ottaviani lascia tre figlie e la moglie Alba, di 96 anni, con la quale aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio il 28 giugno scorso. Ti vogliamo bene, babbo. Tu lo sai, e anche tanto te ne vogliono le donne, gli uomini e i ragazzi del paese, molti dei quali sono qui. Te lo hanno dimostrato la sera della festa per i tuoi 100 anni, e in cuor tuo mi hai sempre gioito. Ma tu lo sai bene che non è facile essere sempre gioiosi, e la vita non ti ha risparmiato dolore, in particolare in questo momento, come non lo era quando da piccoli bambini venivamo tutti da te piangendo, chi più chi meno, e tu ci mettevi tutte e tre sulle tue ginocchia, solo tu ci riuscivi, per consolarci, e con allegria dicevi a chi di noi era più inconsolabile: sorridi, che la vita è bella. Sì, babbo, la vita è bella. E sapere che tu vivi e voli libero nei cieli ci dà gioia. Ci rende il sorriso fino a quando ci rincontreremo. Ciao babbo, continua ad amarci e a sorprendersi anche da lassù. Il centro va riaperto, è l'appello dei familiari dei malati di Alzheimer che oggi hanno protestato davanti al centro Margherita. Vogliamo la data della riapertura. Il centro va riaperto,
Basta con questa politica, dimezziamo, quadruplichiamo. Qui parliamo di persone. Hanno portato anche i loro cari malati di Alzheimer per protestare contro quella che definiscono un'ingiustizia. Il centro Margherita è ancora chiuso dopo l'emergenza sanitaria che ha colpito anche la nostra regione e davanti alla struttura, oggi pomeriggio, Lucia, Romina, Stefano, Erika e decine di familiari hanno manifestato per portare avanti la loro battaglia, riaprire al più presto la struttura. È ora di fare basta! Continuare a dire, facciamo, acceleriamo, sbrighiamo queste pratiche al più presto, non se ne può più. La regione, che ha una convenzione con la cooperativa che gestisce il centro, non si è ancora fatta sentire, ci dicono i familiari, che continuano giorno e notte ad assistere fratelli, coniugi, genitori, persone che fino a 4 mesi fa frequentavano il Margherita. Abbiamo bisogno noi per avere un sollievo, per non diventare pazzi, perché la nostra vita è H24 con loro e non abbiamo più la possibilità neanche di andare a prendere un caffè in alcune occasioni. Non abbiamo più una vita. Siate uomini e donne e pensate che potrebbe succedere anche a voi a casa vostra. Presente al sit-in anche il dottor Maglio Perboni, che ha messo in chiaro il motivo della sua presenza. Non sono qui per farmi pubblicità, ha precisato, ma per chiedere un aiuto concreto per chi, come mia moglie, è affetto da Alzheimer. Ho visto articoli di alcuni politici, vengono fuori quando poi è scoppiata la bomba. Sì. No? Scoppiata la bomba, scrive qui, lo scrive. Però non ci sono i politici, e l'ho detto a suo tempo, che occupano certi posti di responsabilità. E io poi ce l'ho anche con quelli della minoranza, o perlomeno pseudo minoranza, e sa benissimo a chi mi riferisco, il quale ero a Fossombrone, sono di Fossombrone, è in casa di un'amica mia, questo ha telefonato per avere il voto, quando ci sono purtroppo delle cose molto, molto, molto più importanti del voto. Perché il voto è una conseguenza se tu lavori bene. Perché se una persona lavora bene, se è una persona seria, se una persona ha un senso morale, allora sì, ti posso dare anche il voto. Ma se ti comporti in questa maniera con me, è chiuso, tutti i battenti, chiaro? E venissero a spartire qualcosa con me, che io 4 cose in faccia, perché io non ho gli scheletri nell'armadio. Siamo stati abbandonati, ci dice invece qualcun altro. Le condizioni dei nostri cari sono peggiorate in questi ultimi mesi, siamo preoccupati. I nostri malati, vedo che anche mio padre, a 94 anni, si sta spegnendo giorno per giorno. Per lui la Margherita era la seconda famiglia. Sì, perché poi io ho anche mia mamma di 86 anni a casa, quindi ho sempre la donna, cioè sono tante spese, io lavoro, faccio tanta fatica. Mia zia mi taglia i vestiti, mi nasconde la roba, cioè a tutti purtroppo ormai la vedo proprio che è peggiorata. Prima, cioè, c'è stato un periodo che si era calmata, non lo faceva più. È caduta, si è tumefatta tutta, cioè ho dei problemi grossi a casa. L'unica cura per queste persone è il centro Margherita. Anche noi abbiamo riscontrato un grosso peggioramento nel babbo, perché comunque le attività, gli esercizi, gli stimoli che il centro Margherita e il personale, che è altamente qualificato, che danno veramente qui a casa, non si può dare. Grazie a voi del vostro intervento, del vostro aiuto, speriamo che serva qualcosa presto. Chiediamo con le mani giunte che venga riaperto questo centro. Quindi io spero che, essendo questa un'eccellenza marchigiana, insieme con tante altre eccellenze ovviamente, venga difesa da chi di dovere. Dopo il Covid-19, ha commentato invece la consigliera comunale Lucia Tarsi, queste famiglie hanno tutto il diritto di tornare a condurre una vita normale, così come i professionisti che sono ancora in cassa integrazione. Devono tornare a lavorare, devono poter tornare ad aprire il centro. Le questioni economiche vanno risolte, ma per risolverle bisogna mettersi a tavolino a sedere. E ancora, purtroppo, non c'è stata una trattativa, la trattativa non è partita e ci chiediamo perché. Sull'argomento oggi è intervenuto anche il commissario provinciale dell'UDC, Davide Del Vecchio. L'IRCA di Ancona ha la copertura totale di quei costi, cioè ci sono zone coperte in maniera diversa sulla regione. Questa cosa non va bene, deve essere sanata e i fondi, che sono peraltro anche pochi, tutto sommato, devono essere trovati per riaprire la struttura. I familiari hanno lanciato un ulteriore appello agli amministratori comunali e regionali per chiedere un incontro pubblico e capire quale sia il futuro del centro Margherita. Io spero che veramente qualcuno in regione ci dia retta a risolvere questo problema, perché
che chi non c'ha in casa una persona in queste condizioni non si rende conto. Ci vuole un po' di umanità e non rigidità burocratiche e problematiche di vario tipo. Se loro hanno dei problemi per aprire da un punto di vista economico, le trovano le strade, le hanno trovate in poco tempo tanti miliardi, impossibile che non riescano a trovare poche migliaia di lire per aprire questo centro. Centro Margherita ti allunga la vita. Riapriamo! Riaprite! E come avete visto dalle immagini, alla protesta era presente anche Sergio Schiaroli, ex segretario provinciale di Federconsumatori. Questa mattina abbiamo raccolto la testimonianza della sua famiglia che vive questo dramma in prima persona. Come se tu fossi in mezzo all'oceano, vedessi intorno a te solo acqua e non sai per quanto tempo devi nuotare, ma tu rischi di andare giù perché ti annulla in tutto e vedi questa malattia che ti sta portando via tua madre. Fa male. Stefania Schiaroli esprime tutto il dolore per la situazione e le numerose difficoltà che la sua famiglia sta affrontando per non lasciare sola la madre, Maida, di 72 anni, malata di Alzheimer. L'anziana ha frequentato per un anno il centro Margherita in zona aeroporto a Fano fino al marzo scorso, quando la struttura è stata chiusa a causa della pandemia. Poi ci sarà il crollo probabilmente, però per ora si va avanti. La cosa che voglio dire è che noi siamo fortunati perché siamo una famiglia, come ho detto prima, piena d'amore. Ma chi è solo non ce la può fare, quindi sono necessarie strutture per aiutare le persone, perché io in questo momento, non lavorando, posso aiutare la mia famiglia, ma chi è impegnato tutta la giornata e lavora non so davvero come fa, perché comunque tu devi stare costantemente dietro queste persone tutto il giorno. E ripeto, noi abbiamo la fortuna di essere pieni d'amore, però è molto difficile, perché comunque è una malattia che ti porta via tutto. La situazione è devastante, ci racconta Stefania, che insieme al padre Sergio si prende cura 24 ore su 24 di Maida. Sergio, ex segretario provinciale di Federconsumatori e membro dell'assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, ha sollevato anche un'altra necessità, quella di realizzare un centro residenziale per malati di Alzheimer e quindi una struttura che possa ospitare queste persone anche nelle ore notturne. Schiaroli, insieme al gruppo La Vecchia Fano, nel luglio scorso aveva organizzato un'iniziativa al Margherita dal titolo Racconti, poesie dialettali e musica. A dicembre, invece, aveva dedicato alla struttura di eccellenza regionale due pagine dell'ISIPPO, un giornale a cadenza mensile che viene distribuito gratuitamente nella città di Fano. I politici e la sanità ancora non ha capito qual è il problema vero. Io mi occupo di questo da parecchi mesi attraverso interviste, se posso dirlo, dedicato anche l'articolo dell'ISIPPO di dicembre proprio come regalo per questa struttura. Questa è una malattia fra le peggiori, perché è difficile da curare e perché degenera, cioè la situazione sarà sempre peggiore, quindi è devastante per le famiglie. E non dimentichiamo che a Fano ci sono circa 1.000 case, 1.000 case significa anche migliaia di familiari che si dedicano a queste persone, tra l'altro significa annullarsi completamente, significa non poter partecipare più alla vita civile. E io facevo tante attività, devo rinunciare un po' a tutto. È chiaro che la prima cosa è la riapertura del centro Margherita, perché il centro Margherita consente a questi malati di relazionarsi e concede qualche ora di libertà ai cosiddetti caregiver, che sono i familiari che se ne occupano. Ma non basta, è questo che bisogna capire, non basta. Arriva il momento in cui queste persone non sono più gestibili e uno non ha interesse a lasciare queste persone, dedica tutto se stesso. È necessario realizzare una struttura residenziale, perché voglio dire, ripeto, arriva il punto, visto che la malattia degenera, in cui queste persone non sono più gestibili e molti non hanno le possibilità economiche per avere badanti o per dedicare tempo oltre quello che hanno, perché ripeto, 24 ore dedicate non bastano, quindi una struttura residenziale dedicata. Abbiamo il centro della fondazione, dove avevo già sollevato il problema, va utilizzato tenendo presente che ci sono altre strutture per i fragili l'intorno, per cui si potrebbe fare anche una cittadella delle persone fragili.
I finanzieri di Ancona e i funzionari dell'ufficio dogane hanno intercettato 36.000 mascherine FFP2 e 10.000 tute monouso risultate irregolari. Dispositivi di protezione con una falsa marcatura CE sono state sequestrate mentre le tute monouso sono state requisite e consegnate alla protezione civile locale. La merce, proveniente dalla Cina, era stata importata da una società umbra con interessi commerciali nelle Marche. L'imprenditore è stato denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di produzione e uso di atti falsi e della commercializzazione di prodotti privi della conformità CE. L'uomo rischia fino a 4 anni di reclusione. Teli rossi appesi alle abitazioni a Metauriglia, siamo in un quartiere di Fano, i residenti protestano pacificamente per la mancanza di sicurezza stradale e si appellano al comune. Teli rossi appesi nelle recinzioni delle abitazioni lungo la statale a Metauriglia. I residenti protestano e chiedono più sicurezza sulla viabilità. Troppi incidenti e morti si sono verificati negli ultimi anni, ci raccontano alcuni. Un pericolo quotidiano in quanto la maggior parte dei veicoli non rispetta il limite di velocità. Abbiamo attaccato i teli rossi. Il rosso rappresenta purtroppo il sangue che è stato sparso su questa strada, perché non c'è famiglia qui che non conta un incidente o addirittura un caro che non c'è più nel corso degli anni. Chiediamo sostanzialmente due opere. La prima è rendere minore il traffico su questa strada nazionale, declassarla a strada comunale, in modo che poi si possano fare delle opere tipo i marciapiedi per poter camminare in sicurezza e logicamente per declassare questa strada occorre costruirne un'altra che il comune avrebbe già individuato, perché nel piano regolatore c'è una strada prevista che corre parallelamente all'autostrada e fino a Tombaccia è stata realizzata e da lì si ferma. Noi chiediamo che da lì prosegua giù fino a Marotta, magari coinvolgendo anche il territorio di San Costanzo, e col sindaco siamo già andati a parlare, e il territorio, un breve territorio di Mondolfo. I residenti lamentano che sono considerati ultimi in zona sud a non avere ancora una pista ciclabile, a differenza di Ponte Sasso e Torrette, ci dicono. In più chiedono una riqualificazione generale per attirare più turisti. Chiediamo una pista ciclabile, che potrebbe essere magari in fondo agli orti di fianco alla ferrovia. Questa pista ciclabile permetterebbe a tutti noi di non usare sempre la macchina. Per almeno 8 mesi all'anno sicuramente prendiamo la bicicletta in sicurezza, risparmiando sui costi, e anche sarebbe una vita molto migliore per noi andare più in bicicletta. Mentre a Ponte Sasso e a Torrette è già progettata e in via d'attuazione, noi siamo rimasti gli ultimi che non hanno nemmeno il progetto, e su questo avremo anche qualcosa da dire all'assessore. Se qui si cammina a piedi, è pieno di buche, quando piove bisogna andare in mezzo alla strada e quando non piove comunque rischi sempre di slogarti una caviglia. Ed è ancora chiuso al traffico un tratto di via De Roberto, siamo nel quartiere Flaminio a Fano, dove sabato sera si è rotta una grossa tubatura della rete idrica allagando strade e scantinati. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente e il direttore tecnico di ASET SPA. Strade, seminterrati allagati, un calo di pressione dell'acqua in diverse zone della città e asfalto sollevato. La rottura di una grossa tubatura della rete idrica avvenuta in via De Roberto a Flaminio di Fano aveva provocato danni, disagi e preoccupazione. Sabato sera, durante la nostra diretta sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia, vi avevamo mostrato quanto accaduto. Residenti in strada, tombini aperti, diverse vie chiuse al traffico dai vigili urbani e tecnici di ASET al lavoro per ore insieme ai pompieri.
L'intervento, durato circa 6 ore, si è concluso all'1:30 di notte, quando il guasto è stato ripristinato e la situazione è tornata alla normalità. Rimane chiuso ancora oggi un tratto di via De Roberto, la strada che costeggia il Conad Flaminio. Una grossa radice ha cominciato a fare pressione sul tubo e fino ad arrivare a determinare una rottura importante, una spaccatura sul tubo. È una cosa abbastanza rara, però insomma abbiamo tirato fuori una radice importante, che tutta una serie di radici ci circondavano il tubo, e una parte in particolare, per non so bene per quale motivo, ha cominciato a fare pressione e ha determinato la rottura. Il tubo, ci spiega Romei, aveva un diametro di 25 centimetri, una delle adduzioni più importanti della zona che porta l'acqua del serbatoio di Centinarola alla città. In questo momento stiamo pulendo tutte le caditoie qui che sono state interessate dall'allagamento conseguente alla rottura. Chiaramente insieme all'acqua è entrato nel sistema di raccolta delle acque meteoriche anche un po' di materiale di scavo, e pertanto abbiamo ritenuto necessario provvedere con celerità anche alla pulizia del caditoio. Terminata la pulizia, si procederà ai lavori di asfaltatura per ripristinare il manto stradale e di conseguenza la viabilità. È stato un intervento tempestivo anche perché l'importanza della condotta era veramente notevole per quanto riguarda la fornitura di acqua a tutta la città, quindi giustamente è stato fatto nel minor tempo possibile. Dobbiamo ringraziare per questo i Vigili del Fuoco, che sono stati veramente preziosi per noi, i Vigili Urbani lo stesso, anche loro hanno portato avanti in maniera esemplare la collaborazione in questi casi. Ci scusiamo con i residenti per i disagi che abbiamo portato per questo tempo, seppur limitato. Questa tipologia di rottura è una tipologia che capita poche volte, però questo non vuol dire che non capitano. L'importante è essere pronti e cercare di gestire nel miglior dei modi e senza disagi per i cittadini. E penso che insomma in questo caso ci siamo riusciti. Dopo l'evento a Sassonia di Fano, il Comitato Nazionale Restiamo Liberi ha manifestato a Pesaro contro la legge sulla omotransfobia in discussione alla Camera dei Deputati. Anche in questa iniziativa erano presenti i centri sociali, che però sono stati subito allontanati dalle forze dell'ordine. Un minorenne è stato identificato. Restiamo liberi dunque, liberi di pensare, di educare, liberi di esprimerci, di professare il nostro credo, liberi di dire no ad una legge bavaglio. Buona veglia. Sit-in a Pesaro per difendere la libertà di espressione, con cartelli, libri e un bavaglio. Sabato pomeriggio una trentina di persone si sono ritrovate in Piazzale della Libertà per manifestare contro il disegno di legge sull'omotransfobia in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Facciamoci un applauso, perché questa piazza oggi vibra di libertà. Grazie ragazzi, grazie che siete venuti. All'iniziativa organizzata dal Comitato Nazionale Restiamo Liberi erano presenti anche Marco Guidi, gay fanese dichiarato e contrario alla legge definita liberticida, e l'onorevole Luca Rodolfo Paolini, che a megafono ha assicurato, se necessario, di ricorrere alla Corte Costituzionale. Ma pensiamo a un sacerdote, pensiamo al magistero della Chiesa, un vescovo, un prete, che durante la messa dirà, o in un contesto sociale dirà, che è contro, che non è, la Chiesa è contro questo, c'è un certo tipo di unioni per motivi morali, rischierà la galera perché lui discrimina. Io ho fatto alla Presidente Boldrini questo esempio in commissione, ma se io una donna gli dico brutta cicciona sfatta, non è reato. Se un gay dico sei un omosessuale, quello diventa reato e allora diventi tutto reato. A 10 minuti dall'inizio sono arrivati alcuni contestatori in silenzio e con un cartello in mano con su scritto «Il mio diritto di essere me stessa senza paura di essere picchiata è più importante del tuo diritto di tapparti le orecchie e continuare a fingere che io non sia umana». I ragazzi, che non avevano l'autorizzazione necessaria, sono stati allontanati dal responsabile dell'ufficio dell'ordine pubblico. Il gruppo ha assicurato di voler tornare a manifestare nel rispetto delle regole nelle prossime settimane. Sul posto erano presenti polizia e carabinieri, che hanno anche fermato e identificato un minorenne. Il giovane continuava ad alzare il dito medio in segno di protesta. Il sit-in si è concluso senza incidenti, ma con la chiara intenzione del Comitato Restiamo Liberi di continuare ad opporsi al DDL che vede Alessandro Zan come primo firmatario e che approderà in aula alla Camera per la discussione e l'eventuale approvazione il prossimo 27 luglio. Sarà ancora possibile contestare una legge come quella sulle unioni civili senza rischiare di essere denunciati? Per tutte queste domande, DDL sull'omotransfobia,
ha una sola risposta: no. E questo era l'ultimo servizio in scaletta nel nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.